Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Senza citare tutti, ringrazio i sindacati, Ciccio Zerai, il segretario provinciale della CISL, sono tanti amici della UIL, e altri. Abbiamo attento il direttore sanitario. Insieme a questa cautela anche al rappresentante dell'opposizione, con tutta l'amministrazione comunale abbiamo creato, voluto questo momento di confronto a distanza di 5 mesi dalla famosa manifestazione del 17 di ottobre, che ha visto una grandissima partecipazione popolare. Insieme ai sindaci, qui c'è il sindaco Funa, il sindaco di Careri, e l'amministrazione regionale rappresentata dal vice sindaco Rinaldis. Momento importante quella manifestazione, abbiamo atteso alcuni segnali importanti anche che sono arrivati nell'arco di questi mesi, e siamo qui oggi per confrontarci apertamente, liberamente, democraticamente su quello che è il decreto 30 del 3 marzo del commissario Scura, che va a riorganizzare la rete ospedaliera, per capire e insieme al direttore sanitario, insieme ai sindacati, insieme ai medici, ai sindaci, ai cittadini, per capire effettivamente quali saranno le ripercussioni, se positive o negative, sull'ospedale della Locride. Inutile ribadire il solito concetto che questo territorio non può fare a meno dell'ospedale, i cittadini non possono fare a meno di avere un punto di riferimento, avere una sanità adeguata, di qualità sul territorio. E anche se c'è stato qualche timido segnale, l'acquisto della risonanza e lo sblocco dei 14 milioni di euro finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, permangono ancora tante perplessità appunto sull'ospedale del territorio, anche sull'acquisto della della risonanza c'è qualche perplessità, perché qualcuno dice che è un'apparecchiatura obsoleta, non adeguata a quelle che sono oggi le esigenze, per comprare. Non si sente? Siete soldi allora. E purtroppo l'otorino sta chiudendo. E quindi vi dicevo delle perplessità avanzate anche da molti su questo tipo di apparecchiatura, sulla risonanza, che fosse una struttura, un'apparecchiatura superata, e perplessità anche sui 14 milioni di euro, vista la procedura che sarà lunghissima, però in ogni caso qualche segnale c'è stato, però per me è molto, sentiremo appunto dal direttore sanitario questa riorganizzazione della rete, cosa prevede per l'ospedale, e capire insieme se possiamo fare una controproposta, anche perché il commissario Scura non ha concertato con nessuno, con le amministrazioni, con i sindacati, con la stessa regione, non ha concertato appunto questo decreto di riorganizzazione. Io mi fermo per il momento, do subito la parola al dottore Schiva, che è il direttore sanitario, che anche rappresenta formalmente oggi la commissione che guida appunto l'ASCA di Reggio Calabria. Prego Enzo. Grazie Giovanni, io ti ringrazio sempre per l'impegno, si vede che metti sempre per cercare di migliorare, indipendentemente dal punto di vista politico, la funzionalità del nostro ospedale, quindi al di sopra delle visioni politiche. Sì, rappresento in questo momento i commissari, di cui uno è fuori, l'altro mi hanno, sono impegnati per una trattazione sindacale, da stamattina sono a Reggio, gli altri due. Sono molto impegnati. Molto impegnati. Guarda, io da poco è uscito questo nuovo decreto che, come sai, poi lo possono leggere e vedere su internet un poco tutti. Prevede, per quanto riguarda l'ospedale Spocchi di Locri, che a mio parere, tenendo sempre presente questo decreto e paragonando l'ospedale Spocchi di Locri con gli altri ospedali Spocchi della regione, non è, il nostro ospedale non è penalizzato, perché questo decreto prevede per Locri un totale di 252 posti letto, 220 di posti letto di degenza ordinaria, 15 di day hospital e 17 di day surgery. Inoltre
prevede di 17 strutture complesse, 16 semplici e 6 strutture semplici dipartimentali. Però io vorrei dire una cosa, poi vedo tanti anche, diciamo, gente comune, amici, ed è giusto che loro partecipino, perché tutti i cittadini sono parti attive dell'ASPE e devono dire la loro per poter migliorare, se possibile, appunto la qualità delle prestazioni che vengono offerte dagli operatori sanitari. Però tutte queste cose, strutture complesse, strutture semplici dipartimentali, innanzitutto sicuramente loro hanno un po' di confusione, se non sono, diciamo, gente che si interessa di sanità, non sai che cos'è la struttura semplice, quella complessa e quella semplice dipartimentale. Vedo un amico di vecchia data, Celestino, dico la struttura semplice sono praticamente rappresentate strutture che poi afferiscono al dipartimento ospedaliero, e sono gestiti dagli ex primari che adesso si chiamano dirigenti di secondo livello. Nell'ambito di questa struttura complessa ci possono essere altre articolazioni, una struttura semplice che dipende da questa struttura complessa, dentro la struttura complessa, facciamo per dire medicina interna, una struttura semplice di gastroenterologia, oppure ci possono essere strutture semplici dipartimentali che sono una specie di strutture complesse, cioè dipendono direttamente come una struttura complessa dal dipartimento. Detto questo, caro Giovanni, tutto questo, come dice che uno attivo e pratico, il sindaco Pietro Fuda, sono tutte scatole vuote, perché se non si riempiono di qualche cosa, i contenuti che cosa sono? Primari all'altezza di fare il proprio dovere, dirigenti che sanno fare il proprio mestiere, e poi se è semplice o è semplice dipartimentale, a mio parere serve poco. Ha detto che prima che non si sentiva perché non c'era l'otorino. L'otorino c'è e poi è la struttura semplice dipartimentale. Giovanni, allora questo decreto, poi si può discutere, io non difendo nessuno perché si rifà a un decreto ministeriale che è il numero 70 di 2 aprile 2015. Questo decreto ministeriale mette dei paletti. No? Dico una unità, dico per dire, facciamo, se ti ricordi tempo fa, fino a qualche anno fa, c'era un medico a Soriano, mi sembra, insomma, che si occupava di ustioni. Ho chiaro che uno non è che si può, pure io so trattare ad ustioni, comunque un centro ustioni è previsto secondo dei criteri standard che possono, devono rispondere a delle qualità, cioè come praticamente una unità interventistica di cardiologia non ci può essere ogni 100.000 abitanti, perché ci deve essere un certo numero di interventi perché si possa garantire una risposta, diciamo, corretta all'utenza. Lo stesso centro ustione prevede che ci può essere un centro ustione ogni 4 milioni, un minimo, un bacino d'utenza, un minimo di 4 milioni di abitanti, fino al massimo per esempio di 6 milioni di abitanti. Quindi un centro ustione non ci può essere in tutta la Calabria, ma si dovrebbe associare una regione con un'altra e fare un centro ustione. Cavando questo discorso nelle singole discipline siamo arrivati a questi risultati. Io non lo so a livello politico se ci sono, se c'è la possibilità di divergere un poco da questi, diciamo, parametri, se sono proprio rigidi oppure se possono fare delle variazioni e quant'è, diciamo, la possibilità di fare appunto queste variazioni. Ma al di là di, io volevo così evidenziare questo concetto, al di là del fatto della struttura complessa, della struttura semplice dipartimentale, conta soprattutto la qualità dell'operatore. Comunque adesso per le lunghe voglio concludere il discorso dicendo che sempre ancora oggi il nostro ospedale è un punto di riferimento del territorio, perché purtroppo sul territorio non ci sono strutture che filtrano. C'è il collega primario del pronto soccorso oggi, io dici bene, faccio il direttore sanitario, però continuo a fare anche un po' il clinico. Stamattina al pronto soccorso, per esempio, mi sono arrivate due richieste in dermatologia, non parlo di cardiologia o di ortopedia o altre cose. Una che era la richiesta del cuoio capelluto, ciste del cuoio capelluto, pronto soccorso, e un'altra una piccola irritazione a livello internazionale.
Ora, mi dici com'è che arrivano queste persone al pronto soccorso? Cioè, vuol dire che la risposta sul territorio è quasi zero. Quindi ci vuole integrazione tra territorio, però noi possiamo quanto parlare, però ci vuole, diciamo, un miglioramento nei fatti. Comunque, io per adesso mi limito, non voglio entrare a fare discorsi a livello politico, cioè io mi limito a dire come stanno la fotografia, come stanno i fatti. E poi, casomai, ritorneremo nello specifico in qualsiasi argomento tu vuoi affrontare. Io dico che criticità ci stanno e molti nel nostro ospedale. Per quanto riguarda la situazione attuale, è criticissima la situazione della radiologia. Ci sono solo due medici che attualmente possono fare le reperibilità notturne, quindi se un medico al massimo può fare 10 reperibilità, le reperibilità coperte sono 20, 10 resteranno scoperte. Per quanto riguarda, quindi c'è la situazione della radiologia. Per quanto riguarda l'ortopedia, è quasi chiusa, perché sono rimasti in servizio solo 3 medici, di cui uno andrà in pensione col 1° settembre, poi ci sono periodi di ferie, l'altro ha fatto una bella intervista sulla Gazzetta l'altro giorno, tanto per precisare, comunque non è primario. Poi non voglio entrare nello specifico, bisogna vedere quanto nell'arco dell'anno lavorativo, quanto ha lavorato, cosa ha fatto, ma questi sono altri discorsi. Io devo dire che l'azienda deve dare appunto risposte positive. Si stanno avviando, questo te lo posso dire, tutte le procedure per avviare i concorsi. E poi, se sono un pochettino lente, se devono attenersi a determinate disposizioni legislative, e quindi la cosa si allunga, però le procedure per avviare e per ricoprire i posti vacanti sono state avviate. Poi, se sono lenti o meno, si può discutere, oppure bisogna vigilare, spingere su questo. Io per adesso concludo, e poi casomai se devo ritornare su qualche argomento specifico ritornerò. Ti ringrazio e vi ringrazio tutti quanti. Prendo il balzo, sì, velocissimo, non sarò... La proposta che ci hai fatto, Giovanni, cioè di dare dei contributi a questa... di riflessione a questo incontro. Io da 6 anni che faccio associazionismo in questo ambito e dopo 6 anni credo di aver capito, perché non sono sicuro, che un ospedale serve per curare i malati. Probabilmente questo è quello che ho recepito io. E se questo non viene smentito, se questo principio non viene smentito, vorrei capire, approfitto pure della presenza del dottore Schirripa, sulla base di quali dati epidemiologici l'ospedale di Locri viene potenziato o depotenziato. Mi spiego meglio. Il 25 marzo del 2010 la giunta regionale Loiero deliberò il 25 marzo con una delibera di giunta la 289 regionale sull'istituzione del registro tumori, che all'interno però prevedeva anche la formazione di una rete epidemiologica regionale. Secondo me, Giovanni, è da questo principio che bisogna partire. Cioè capire cosa serve ad un territorio, con tutto il rispetto degli operatori sanitari, ma noi dobbiamo invertire il ragionamento, cioè capire cosa serve all'utente e non cosa serve al medico. Allora, se questo deve essere il ragionamento che va portato avanti, io ti do un consiglio, perché sei stato sempre veramente lodevole in questa attività qui. C'è stato un grand'uomo di cui ieri ricorreva l'anniversario della nascita e che disse: un problema non può essere risolto dalla stessa mente che lo ha creato. Questo qui era Albert Einstein che disse questo. Ognuno tragga le conclusioni che più ritiene opportune. Io dico questo, che
se si vuole fare un ragionamento serio, bisogna partire dall'istituzione della rete epidemiologica regionale che dice ad ogni livello cosa serve ai 144.000 abitanti della Locride e da lì formare i servizi sanitari, se vogliamo fare un... Poi quello sanitario è un ambito molto ma molto complesso, ma direi che questo qui è il primo gradino da percorrere. Concludo velocemente dicendo una cosa che io non ho visto cosa dice il decreto 30 di Scura, ma tanto non conoscendolo posso tranquillamente ricavare che si tratta di tagli lineari dove non vengono considerate appunto le esigenze del territorio. Ma la cosa che più mi preoccupa in assoluto è che da una parte abbiamo Scura che fa tagli, ma dall'altra parte vorrei capire la Regione Calabria qual è la politica che sta facendo la Regione Calabria. Cioè questo qui è su questo che dobbiamo riflettere. Allora, la guerra Scuro-Oliverio è finalizzata solamente a scopi diversi da quelli delle necessità del territorio. Dite qualcuno, se lo vede, il Presidente Oliverio o Scuro, se qualcuno ha la possibilità di vederlo, io non ce l'ho, che Locri, il reparto di oncologia di Locri, voglio capire se è strutturato in base alle esigenze dei 144 di oncologia, se è sufficiente a dare risposte al territorio, ai malati di tumore che ci sono qui in Locri. Chiudo veramente, e ho concluso dicendo che questo intervento mio è durato circa 10 minuti. In 10 minuti la Regione Calabria, per chi non lo sapesse, si è impoverita di ulteriori 6.000 euro di migrazione sanitaria, perché la Regione Calabria ogni anno spende 307 milioni e mezzo di migrazione sanitaria. E poi i calabresi sono, vi chiedo scusa se uso questi termini, cornuti e mazziati. Perché devono andare a fare migrazione sanitaria? Devono impoverirsi a favore delle regioni più ricche per avere una sanità che non funziona. Grazie. Intanto va verificato un aspetto. Se i posti letto vengono assegnati in base all'accordo Stato-Regione che stabilisce che i posti letto vanno distribuiti al 3,7% per mille e dando lo 0,7 per quanto concerne il discorso del riabilitativo e lunga degenza. Io, siccome mi ha invitato il sindaco, solo due parole voglio dire. È vero che noi ci troviamo con 252 posti letto, ma la verità è che noi dobbiamo guardarci un po' indietro. L'ospedale sta chiudendo, è da 2 anni che l'ortopedia si rivendica di fare portare i medici e non ci sono medici. E come diceva il direttore sanitario sta chiudendo. È vero che la radiologia, che è un servizio essenziale, senza medici non può andare avanti. Allora io dico, per quale motivo io mi devo masturbare per andare dietro Scura? Scura è un commissario ad acta per il piano di rientro. A me la controparte è l'Oliverio, è lui la parte politica. Noi abbiamo un governo di centro-sinistra alla regione e un governo di centro-sinistra a livello nazionale. È lui che si deve preoccupare di dare risposta ai calabresi. Hanno fatto una campagna elettorale impegnata sulla sanità. Oggi non abbiamo risultati, anche perché, caro direttore sanitario, non c'è niente sul territorio. E lo sai benissimo, perché il territorio non offre niente. Quando mi parli dell'Otorino è vero, ma c'è un solo medico di ruolo. Gli altri sono specialisti ambulatoriali che sono prestati al reparto. Se facciamo il dipartimento, che vendete il dipartimento? Ma che sia pieno dei medici, che l'organico venga veramente rivisto, perché abbiamo avuto, per chi non lo sapesse, 1 gennaio 2010, 31 dicembre 2015, 513 collocati in pensione. Se questo non ne teniamo conto, aiuto che andiamo a parlare. È venuto Sari, è venuto il dottore Sari, che qui ho ricordato al comune. Abbiamo avuto dei problemi, è stata spogliata l'area medica, perché gli ospedali si passano sull'area chirurgica e l'area medica. È stata spogliata l'area medica per creare un reparto nuovo, che ci può anche stare, ma non si può fare un discorso spogliando un'area medica. Hanno chiuso la geriatria, hanno chiuso la medicina d'urgenza, ci può stare pure bene,
ma i medici dovevano andare al pronto soccorso a creare l'opera per creare quei 4 posti letto, 5 posti letto. Questi sono i problemi. Allora io mi devo andare a masturbare per andare a rincorrere scuole. Che interesse ho di rincorrere scuole? Io devo andare a parlare con le veri, anche perché l'hanno dimostrato, lo diceva qualcuno, oggi i 15 primari demessi da Vibo, il prefetto ha convocato immediatamente scuola con i primari. Noi abbiamo fatto una manifestazione, e chiudo perché voglio sentire gli altri, abbiamo fatto una manifestazione dove siamo state 10.000 persone presenti. Non c'è stato nessun seguito. Allora dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, chi riveste il ruolo essenziale, poi sono d'accordo. A noi mancano 10 primari, ci sono 16 strutture semplici quando sono, ci stanno bene, riempitele di contenuti. Un reparto senza un primario e senza medici non può andare avanti. Se non ci sono i medici, e caro dottore Squillo, non è colpa sua, ci mancherebbe, ma perché ci ascolta. Noi abbiamo un grosso problema, non possiamo mandare i nostri vecchi a operarsi di femore in giro per la Calabria. Se troviamo posti, se no devono andare o in Sicilia o in Basilicata. È concepibile che un reparto di ortopedia che era il fiore all'occhiello di questo ospedale si sia ridotto a 4 posti letto? Punto di domanda. La mia domanda deve trovare una risposta dal direttore sanitario, da nessun altro. Poi è il direttore sanitario che va in galloppino. Il decreto 87, chiudo veramente, stabiliva le assunzioni per le aziende ospedaliere, Reggio, Catanzaro e Cosenza. Ancora io non ho visto un bando di concorso, non ho visto nessuna assunzione, ripeto, dottore Schirripa, 500 e più collocati in pensione senza una sola sostituzione. Vi ringrazio. Grazie Firmo. Trovo la buccia Zarà e ho l'obbligo di portarmi i saluti il dottor Cronologo, appena sentito telefonicamente, disponibile a supportare per quanto possibile tutte le nostre iniziative. Cioè è strano che quando si parla della sanità e di quello che rappresenta sembra che stiamo tutti dalla stessa parte, cioè anche il dottore Priolo è dalla nostra parte. Ascoltiamo con molta attenzione questo suo, come dire, questo suo posizionarsi, e parto dicendo che chiaramente non invidio il dottore Schirripa nell'aver dovuto assumere il compito di sostituire la triade commissariale, perché non è un compito facile, è un compito assolutamente difficile, perché a mio avviso i commissari, che sono degli uomini dello Stato, sono da allocarsi alla stessa stregua di Ermete Tripoli, di Franco Sarica e della Squilla Cioni. Giusto per parlare degli ultimi 5 anni della gestione sventurata di questa azienda. Quindi il dottore sanitario, il direttore sanitario che assume questo ruolo, io capisco che lui gode sicuramente della nostra grande stima umana e professionale. Però alla gente che ascolta, sentire parlare di struttura semplice, struttura complessa, struttura semplice di area dipartimentale, ve lo posso dire, poco importa. La gente più di noi sa misurare il livello delle prestazioni perché le misura sulla propria pelle e è capacissima di sapere come sul territorio noi abbiamo la capacità di dare risposte ai bisogni della gente. E bene fa il sindaco di Locri, e non solo lui, tutti i sindaci che su questo problema hanno fatto sentire la loro voce, non fosse altro perché sono ufficiali di governo, ma viva Dio sono le massime autorità sanitarie, non lo dimentichiamo. E c'è stata una risposta, sindaco. Io a questo invito, come dire, questo invito io l'ho colto con molto trasporto e come dire, questo invito per quanto mi riguarda è nel solco di quello che è la nostra attività sindacale. Abbiamo ritenuto di porre al centro della nostra battaglia sul territorio la Ionica, la situazione che riguarda l'Opri, perché c'è un doppio risvolto. C'è un risvolto che riguardano i servizi sanitari
E poi c'è un risvolto di tenuta della democrazia, è un risvolto che riguarda il rispetto delle regole e della legalità. E allora io non riesco a capire. E allora il mio intervento, ve lo dico subito, è teso a far capire che noi non siamo qua stasera per parlare né del decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera. Sarei felicissimo di misurarmi tecnicamente da questo punto di vista. Noi siamo qua a capire una cosa: se un paziente grave, molto grave, è previsto che per curarlo è necessaria un ambito sanitario che si chiama terapia intensiva. Là convergono due ordini di fattori: capacità professionale, quindi come dire eccellenza dal punto di vista sanitario, e risorse tecniche ed economiche. Il paziente grave è la sanità, che drena il 70% delle risorse economiche di tutta la regione. I soldi ci sono, sono il bilancio della regione Calabria. Che cosa manca? Manca chi gestisce questa terapia intensiva. E viva Dio, abbiamo tre prefetti per farne uno, abbiamo tre commissari per farne uno. La legge prevede che un direttore generale o commissario che dir si voglia debba essere impiegato a tempo pieno al capezzale di questa sanità malata. Guarda caso, uomini dello Stato sono sotto schiaffo di una denuncia del Partito 5 Stelle che su questo argomento, se va in porto questo aspetto di ordine giuridico, tutti gli atti licenziati da questi prefetti saranno nulli. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, chi parlava di bilanci? Quali bilanci? Quale bilancio? È da 5 anni che l'ASP non ha bilanci. Quale azienda di questo mondo può definirsi tale, privato o pubblica che sia, se non può godere di un atto contabile di riferimento che è quello del bilancio? Noi stiamo navigando a vista. Ne vogliamo dire un'altra? Non c'è l'atto aziendale. Di che cosa parliamo? Di strutture semplici, strutture quali? Dove? Attraverso quale strumento noi interveniamo? Non c'è un piano sanitario nella regione Calabria. E allora vogliamo aggiungere un'altra cosa che ormai è diventato il nostro cavallo di battaglia, perché il sindacato è sì il nostro di denuncia. E viva Dio, quando fallisce il dialogo, abbiamo mandato 400 lettere ai direttori che si sono susseguiti e che erano 400 lettere che parlavano di legalità. Ancora aspettiamo le risposte ci arrivano dalla Procura della Repubblica di Locri, che produce gli effetti che stiamo vedendo e col pericolo che ne consegue anche per i magistrati, e l'altro tipo di risposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ma questo è l'interloquire, questi sono i compagni di strada che noi dovremmo avere per risanare la sanità nella nostra provincia. Vogliamo dirne un'altra? Qualcuno di noi sa quanto ammonta il debito dell'ASP? Grandissime multinazionali, KPMG, miliardi di euro, miliardi delle vecchie lire trasformati in milioni di euro che abbiamo pagato, soggetti attuatori che se ne sono scappati di notte, che dovevano essere, come dire, utilizzati al capezzale dell'ammalato e sono scappati. Non si sa a quanto ammonta il debito di questa azienda. Saranno 500, 600 milioni, 700. Ognuno di noi è chiamato a dire quello che ritiene più opportuno. Ma dico, saputo questo, e non è che parliamo di poche cose, parliamo di un debito che rischia di travolgere la regione Calabria, non l'ASP. Che cosa hanno fatto quelli che lei rappresenta stasera, dottore? No, non deve rispondere lei, avrebbe dovuto rispondere il dottore, perché questo non è un problema suo, lei è il direttore sanitario dell'ospedale di Locri, lei è una entità sanitaria, non è un'entità gestionale,
il dottore Priologhi per lui sarebbe dovuto essere qua con noi stasera a rispondere ai cittadini di Roma. E allora l'ultima cosa importante per capire di che cosa parliamo, perché poi sindaco ce lo dobbiamo dire, se noi riteniamo di chiamare in causa i cittadini e i cittadini rispondono, da ciò ne consegue una responsabilità, perché poi dobbiamo essere conseguenziali, perché i cittadini hanno risposto all'appello e come se hanno risposto, però poi questa risposta non si è tramutata in qualcosa di conseguenziale. Allora, l'altro aspetto fondamentale, qualche tempo fa, quando c'era il dottore Gioffrè, che è stato fatto scappare dall'autorità anticorruzione perché era inconferibile a lui il mandato, si era capito che c'era, ora lo stesso Scura lo dice, l'ASP è una banca, lui vuole fare un novello Renzi che dice le sue, come dire, battute, come se lui non rispondesse. L'ASP è una banca, e ha ragione, un bancomat, dove ognuno va, ha dei debiti, sapete a quanto ammontano gli interessi? Sono interessi commerciali, che vanno dal 7 all'11. Chi di voi ha 4 soldi in banca? Lo sfido a dirmi quanto percepisce di interessi e se ne percepisce. All'inizio di qualche tempo fa avevamo circa 300-400 decreti ingiuntivi. Nel frattempo questi 300-400 decreti ingiuntivi si sono trasformati solo nel mese di marzo in ben 27 atti deliberativi che nominano altrettanti commissari ad acta che hanno aggredito 10 milioni di euro, sono entrati perché è previsto dalla legge all'interno dell'ASP e stanno pignorando 10 milioni di euro destinati a beni e servizi essenziali della sanità. E allora quali soldi sono destinati alla sanità della Locride o della provincia di Reggio Calabria? Qua, e lo dico perché ormai lo ripeto, perché sennò altrimenti sembra un dire in libertà, l'unico modo per uscire da questo tipo di, come dire, è vizioso, è un qualcosa dal quale non usciamo. C'è gente che ha percepito per 2-3 volte gli stessi debiti, non c'è certezza del diritto, della legalità, non si riesce più a capire gli atti deliberativi che fine fanno. Ormai è il magistrato che entra e dice l'ASP come deve essere guidata. Ma se non si riesce a capire che immediatamente la Regione Calabria deve emettere una legge che scorpori la parte debitoria dalla parte gestionale, noi non ne verremo fuori. E questa riorganizzazione della rete ospedaliera sarà solamente retorica e sarà solamente un qualcosa sulla quale noi riusciremo a intervenire e a parlare per esercitarci in maniera accademica. E non credo che i cittadini possano più aspettare, perché avete visto, ormai è passato lo slogan che il migliore ospedale è l'aeroporto di Lamezia. E beh, viva Dio, uno gli viene pure da sorridere su questo fatto, ma è la verità, per cui ognuno di noi se può e se ha la possibilità va fuori, ma in casi in cui ognuno di noi ha necessità d'urgenza, dove va? È chiaro che queste sono le strutture. L'ultima cosa, grandi responsabilità di questo personaggetto, di quest'uomo che a 70 anni porta a casa 10.000 euro al mese. Voi immaginate quando torna a casa Scura a 70 anni? No, i nipoti come sono contenti? Il nonno, no? Sindaco di un paesino di 200 anime che gestisce la sanità calabrese. Ha grandi responsabilità, ma viva Dio, e lo dico da uomo di sinistra, viva Dio, i commissari e i direttori generali non li fa Scura, li fa Oliverio. E deve rispondere di queste grandi, e sono dei peccati mortali. E allora io mi auguro che la politica, perché l'interlocutore è la politica, si decida di non fare il giochetto di mascherarsi e di nascondersi dietro il commissario ad acta. È passato un mese e mezzo, deve essere chiamata
a rispondere di quello che non è riuscita a fare. Grazie. Grazie Nuccio, io prima di passare la parola agli altri volevo fare qualche riflessione. Io mi sento un cittadino e da cittadino, devo essere sincero, guardo poco ai problemi dell'amministrazione comunale, quelli interni, il bilancio e cose varie, voglio i servizi. Stessa cosa nella sanità. Mi metto nei panni di un cittadino di Lopri che ha un problema, si rompe un braccio, una gamba, qualsiasi cosa, va al pronto soccorso di Lopri. Sembra di arrivare al mercato ortofrutticolo di Genova, dove c'è di tutto, di più, con tutto il rispetto per i medici, per l'impegno, la professionalità, tutto quello che volete, grande confusione, pochi medici, pochi infermieri e pochissime attrezzature. E lì, se tutto mi va bene, sto 10 ore in attesa perché non sanno dove mandarmi, perché l'ortopedia non c'è, perché la radiologia ha un solo medico, se è reperibile, o se ho un problema un occhio devo attendere che arriva il reperibile l'oculista di turno che magari viene da Monasterace. Io sto 5, 6, 7 ore. Io dico, noi cittadini di questo territorio dobbiamo continuare a subire tutto ciò. Oggi vogliamo cominciare a costruire e a fare una proposta alternativa a Scura, a Oliveri, a chi volete, della politica, lo dico sinceramente, lo sanno tutti, destra, sinistra, sono tutti uguali, non mi interessa più niente. Io vorrei che trovassimo una soluzione, potessimo noi costruire o proporre una soluzione alternativa a questa situazione di disagio, di disastro, l'ha detto anche il dottore Schiri, l'ha detto tu, anche gli altri interventi. Di fatto siamo davanti ad un ospedale che non c'è più, perché se il pronto soccorso è in quelle condizioni, la radiologia di fatto è come se avesse chiuso, l'ortopedia ha chiuso, l'oculistica è diventato un ambulatorio, come andare dallo studio di un medico privato, non c'è nessuna differenza, lì non paghi e li paghi. E stessa cosa per l'otorino, perché sono strutture semplici, complesse, non lo so, ma di fatto non hanno medici, non hanno posti letto, non hanno nulla. Al laboratorio analisi, diceva prima il dottore Mando, c'erano 8 medici, ognuno aveva delle responsabilità. Se io che ho problemi di cuore e mi sento male e attendo al pronto soccorso gli enzimi, passano 5 ore a volte per avere un risultato. Ma è accettabile tutto ciò? Cioè meritiamo questo noi cittadini di questo territorio? E questa riflessione che lascio a voi e spero che nei prossimi interventi si possa cominciare a capire cosa fare. Non dobbiamo tutelare il posto di nessuno, dobbiamo tutelare il futuro sanitario di questo territorio. Avanti il prossimo, testa cautela. Voglio dire qualcosa per proprio no, per gli enzimi, diciamo quelli seriati in pronto soccorso. Esagerato. No, no, sono anche a qualcuno in questa sala li abbiamo fatti, sono gli enzimi seriati ogni 4 ore, andiamo anche a prendercele noi stesse le risposte. Ma non è una cosa, no, 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 è un esempio. Come è stata citata prima, no, no, non è una polemica. Anche il discorso della gestione selvaggia o quant'altro, che purtroppo noi subiamo quello che ci arriva, però ci sono volevo dire, bisogna subire quello che arriva. Chiedo scusa pure io, non è una critica che si fa. Scusate, una alla volta. Anna, una alla volta. Ha detto la parola a questa cautela. E attenzione, non c'è una critica nei confronti di nessuno. Purtroppo, per una serie di concause, è un ospedale che non brilla per efficienza. E questo siamo consapevoli tutti. Prego. Allora, secondo me bisogna essere più pratici, perché è inutile che andiamo a fare troppa filosofia, perché ci perderemmo, secondo me. Perché in parte, dal punto di vista politico, alcune disposizioni secondo me sono abbastanza valide. Io condivido buona parte della riorganizzazione della rete ospedaliera. L'unica cosa secondo me, come diceva prima il direttore sanitario, è giusto che ci siano dei centri di eccellenza e che siano appunto questi potenziati. Però contestualmente bisognerebbe anche assicurare diciamo, il trasferimento dei pazienti, specialmente di quelli in urgenza, in questi centri di eccellenza, perché se io ho il centro di eccellenza e poi non sono capace però di portare, di far afferire i pazienti che necessitano di una particolare cura specialistica in questi centri, allora ahimè. Quindi in questo nel particolare mi riferisco all'elisoccorso, perché di giorno magari abbiamo la possibilità di fare eventuali trasferimenti del genere, di notte, come sappiamo tutti, questa possibilità non esiste. Quindi io sono dalla parte dei no ai doppioni, perché secondo me bisogna che ci siano poche unità e che abbiano delle specialità di un certo livello, piuttosto che più unità operative che fanno la stessa cosa senza però garantirmi una determinata qualità. Per quanto riguarda il discorso, quindi io più che fare diciamo, discorsi di natura politica, mi soffermerei su quella che è la qualità della nostra realtà ospedaliera, e ce ne sarebbe insomma da dire abbastanza. Intanto quello che mi chiedo io, di cui nessuno parla,
dove sono i medici di base? Cioè, i medici di base sono completamente assenti. Io adesso non è che voglio, non voglio, diciamo, non deve essere, non vuole essere una critica nei confronti di nessuno, né ci sono discorsi di carattere personale. Vero è però che il pronto soccorso e l'ospedale sono sovraffollati proprio perché c'è una scarsissima collaborazione da parte dei medici di base. Quindi qui c'è una doppia responsabilità. Da un lato, secondo me, non viene fatto un triage efficace al pronto soccorso, perché bisogna avere anche, diceva il dottore Zampogna, noi subiamo. Sbagliato, perché devi subire? Cioè, se tu hai la tua professionalità, devi essere in grado di stabilire e di decidere se quel paziente, quell'utente deve effettivamente afferire al pronto soccorso o meno. Parlando con i pazienti, più volte mi capita di venire a conoscenza del fatto che il medico di base o è irreperibile oppure rinvia con una facilità estrema il paziente al pronto soccorso. Quindi questo chiaramente, allora io dico, nelle nostre cartelle cliniche sul frontespizio ci sono determinate voci, tra queste ci sono le, diciamo, nome e cognome, vedete, il paziente, tutte le sue caratteristiche anagrafiche, e c'è anche un'altra voce, il medico curante. Nel momento in cui io vedo che ci sono dei pazienti che afferiscono al pronto soccorso senza, diciamo, in maniera impropria, e mi rendo conto che ci sono 100 pazienti che afferiscono in un mese e tutti e 100 pazienti sono di un determinato medico di base, io dico, ma cioè, c'è qualcuno che vigila su questo e che dice, ma cosa fa questo collega? Perché non, cioè, secondo me bisognerebbe vigilare tantissimo su questo, uno. Due, mi dispiace dirlo, ma il pronto soccorso dovrebbe essere il fiore all'occhiello di un ospedale. E mi dispiace, primario, ma ci sono, secondo me va migliorata, lasciamo stare adesso la carenza di medici che c'è in tutti i reparti, per carità. Ma noi dobbiamo ottimizzare le risorse che abbiamo. Pertanto, voglio dire, la qualità è, non si può fare a meno. Io mi dispiace dirlo, però non ho capito. Cioè. Voglio dire che bisogna essere anche a volte all'altezza di affrontare determinate circostanze. Perché se un paziente sta 8 ore in pronto soccorso, se sta 5 ore, se sta 6, se sta 24, come capita spesso, è evidente che c'è qualcosa che non va. Bisogna saper dare la priorità, cioè io medico devo saper discernere di cosa necessita quel paziente, cioè non posso mettermi a fare una batteria di esami soltanto per fare medicina difensiva. No, spesso li chiedete voi, evitiamo le polemiche. Non voglio fare, spesso, non spesso voglio fare polemica, ma non voglio, no, ma non è polemica, come anche il discorso. Sì. Pensate, allora, a operare voi, a rifiutare i malati che vanno in altri ospedali. Un'altra cosa, il discorso della risonanza magnetica, cioè di avere la risonanza all'ospedale, ma non è quella la nostra priorità. E poi anche quando, chi dovrebbe leggerla questa risonanza? Ma se noi abbiamo difficoltà a farci leggere anche l'età, che gli altri esami, e gli esami fatti in urgenza abbiamo le risposte dopo 24-48 ore, cioè perché non veniamo di vigilare anziché pensare a Scura, Oliverio, al decreto 30, perché non cerchiamo di migliorare quello che abbiamo e di richiedere, di pretendere, lei direttore sanitario, lei deve pretendere l'efficienza e la qualità dei propri medici, perché secondo me questa è la prima, diciamo, è il primo requisito di questo che un ospedale in genere deve avere. Cioè, lei bisogna pretendere, bisogna anche come direzione sanitaria impostare delle linee guida, perché è impensabile che se un paziente afferisce al pronto soccorso non c'è una direttiva comune. Questo dovrebbe funzionare in tutti gli ospedali. Le linee guida, il modo di agire, di comportarsi di fronte a un paziente, di fronte a una patologia, bisogna, l'utenza deve pretendere la qualità. Noi quelli siamo 4, siamo 5, siamo 20, siamo 100, quella dobbiamo garantirla. E di questo lei deve rispondere, a mio avviso. Grazie. Maria, è giusto che io intervenga, voglio precisarlo, intervengo come sindaco del mio paese, perché di fatto io sono, si chiama un direttore di struttura complessa ex primari, e io sono un direttore di struttura complessa della SP di Reggio Calabria.
del servizio veterinario e che comprende l'ex ASL di Lodi, di Reggio e di Parma. Beh, allora chiedo scusa umilmente ad alcuni grandi amici miei qua in sala, ma è giusto e doveroso fare un piccolo ricorso storico della mia ex ASL numero 9 di Locri. Così tentiamo di chiarire un po' la nostra grossa problematica dell'ospedale di Locri. Incominciamo con la SL numero 28 di Locri. A mio ricordo, ritengo che era soddisfacente per le problematiche del territorio. Ahimè, si è verificato un piccolo accorpamento, tanto di rispetto per gli amici di Salerno, ci si è organizzata la nuova azienda sanitaria numero 9 che va ad accorpare l'ex ASL numero 28 di Locri con la numero 24 di Salerno. Guarda caso, tanto per rispetto degli amici di Salerno, i bilanci dell'ex ASL numero 28 di Locri sono risultati sempre perfetti e sempre consegnati ogni anno. Abbiamo recuperato un po' di debiti da parte dell'ex ASL 24 di Salerno. Si chiude la AS numero 9 di Locri e guarda caso ci accorpiamo con l'ASP di Reggio Calabria. Non me le vogliate, sindacati. Palmi non ha mai presentato un bilancio dell'azienda. Reggio non ne parliamo proprio. Io vorrei sapere i soldi della mia ex ASL numero 9 di Locri dove vanno a finire. Essendo che io sono ce li ha lui. E allora vogliamo essere chiari, vogliamo far capire al popolo che effettivamente il potere strategico è nella capitale a Reggio e che noi siamo merce dell'ASP di Reggio Calabria e che effettivamente giorno dopo giorno l'azienda nostra se ne sta andando, in modo particolare l'ospedale, di tutte quelle grandi personalità che abbiamo avuto all'interno dell'ospedale di Locri, gente per bene, grandi primari. E non certamente possiamo andare a fare delle discussioni se il pronto soccorso opera o non opera, perché operano tutti i medici all'interno della piccola comunità ed devono essere meritorie le problematiche dei medici. Ormai la sanità sta cambiando, non è più degli anni 50-60, ormai il paziente vuole, necessita delle prestazioni, ha paura e quindi qualsiasi problema va al pronto soccorso. Non è certamente per il medico di base che ha o non ha problemi. E ormai la nuova cultura, la nuova generazione che va verso altre prestazioni e non certamente le prestazioni sono improprie o non improprie, perché l'obiettivo principale del medico è quello di salvare le vite umane e non certamente sono queste problematiche se quell'opera di più o non opera di più, è l'aggregazione, è il corpo forte di noi della Locride che ormai siamo stufi di assistere a queste barzellette giorno dopo giorno e quindi noi vogliamo delle risposte serie e precise. Noi vogliamo sapere quante strutture complesse toccano all'ASP di Locri, all'ospedale di Locri. E voi dovete sapere che cosa significa struttura complessa semplice a valenza dipartimentale o semplice a valenza di struttura complessa. Perché le strutture complesse sono centri di costo. E centri di costo significa che si gestisce un'attività all'interno dell'ospedale. Non sono barzellette. Io sono primario, sono centro di costo. O le mie strutture semplici, e poi le strutture semplici dipendono fondamentalmente dal numero delle strutture complesse, c'è una percentuale, 1,8 ogni struttura complessa necessita una struttura semplice, e qua entra fortemente il gioco politico e il gioco del potere, ma noi non vogliamo questo, noi vogliamo che l'azienda nostra, il nostro ospedale, venga riconosciuto ospedale SPOC e che abbia tutti i requisiti dell'ospedale SPOC, e ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. A noi non ci interessa niente, noi dobbiamo smettere con queste attività di bla 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 bla. Noi vogliamo risposte serie. Non è possibile che un paziente che va ricoverato al pronto soccorso e deve farsi una radiografia viene preso dal 118, ne ha portato a Palmi, portato a Gioia e poi ritorna a Locri perché non è stata fatta una radiografia. Ma questa dove siamo? Non si era mai verificato. Lo ripeto, abbiamo avuto grandi illustri primari nell'ospedale di Locri. Noi dobbiamo tornare alla nostra vecchia realtà,
e lasciare quelle discussioni interne nostre che giovano solo ed esclusivamente al potere politico di Reggio. Altrimenti l'unica soluzione che io ho prorogato dal primo giorno che mi sono insediato come sindaco: smettiamo, annulliamo completamente le ASP, facciamo tutte aziende ospedaliere, così dipendiamo dalla regione Calabria e non dovremmo dare conto a nessuno. Grazie al sindaco di Caveri. Il sindaco di Monastadaggio, intanto saluto i sindaci di Pino Pumba, Cassano, Telefuda e Giorgio Imperiura. Giovanni, io mi pongo un problema, voglio parlare da sindaco e non da cittadino, e devo dire che come sindaco io mi sento colpevole in questa realtà, perché credo che noi non stiamo facendo tutto quello che è necessario fare per risolvere questo problema gravissimo. Quella bellissima manifestazione che si è fatta così partecipata non ha avuto un seguito, cioè non sono stati fatti passi avanti. Nella riunione di questa sera serve a risolvere il problema, perché se veniamo qua a fare l'analisi di tutte le cose che non vanno nell'ospedale, passi avanti non se ne fanno. Noi non abbiamo interlocutori, qua c'è un divario incontestabile tra le esigenze del territorio e le risposte che è in grado di dare questo ospedale. Non è in grado di dare risposte alle esigenze del territorio, ci sono carenze gravissime, ogni giorno sentiamo lamentele, insufficienze, carenze. Credo che il dottor Schirbo non l'ho sentito, ma ne ho parlato con lui tempo fa per avere cognizione delle cose che non vanno, di quale sia la situazione di questo ospedale, e mi è stato rappresentato, mi è stato fatto un quadro sconsolante, perché effettivamente mancano 5 primari, ci sono carenze dappertutto, ci sono carenze di carattere strutturale, di carattere anche funzionale, che, con riferimento al funzionamento dei servizi che già ci sono, per inefficienze, per inadeguatezze, ma c'è una inefficienza gravissima che è rappresentata da chi dovrebbe gestire questa ASP, perché non mi pare che le scelte che sono state fatte siano delle scelte adeguate. Questo è un punto cruciale ed è su questo terreno che bisogna portare alla discussione. I nostri interlocutori, il nostro interlocutore principale è la Regione, sì, Scura è commissario per il piano di rientro, però dei problemi del territorio, io credo che Scura non abbia piena consapevolezza dei problemi di Locri, e le risposte che può dare non credo che siano delle risposte. Io non conosco il decreto 30, vorrei capire bene che cosa è previsto e quali speranze si possono riporre in questo decreto, se la situazione è destinata a migliorare. Il dottore Schirbo, che probabilmente ne avrà preso visione, è in grado di darci questa risposta. Quindi quello che io vorrei sottolineare, e mi rivolgo anche ai colleghi sindaci che sono presenti, è di individuare una strategia che possa portare ad un qualche risultato, perché sino ad ora, purtroppo, io apprezzo moltissimo l'iniziativa tua di Giovanni per la manifestazione che c'è stata, per la riunione di questa sera, però io mi sarei aspettato che ci fosse almeno un rappresentante della Triade, in maniera tale da confrontarci con lui rispetto ai problemi che noi stiamo esaminando in questa sede, per vedere che passi avanti si possono fare e che soluzioni, con riferimento ai posti vacanti dei primari, agli altri posti vacanti che non vengono coperti, alle inefficienze che si riscontrano ogni giorno. Ma chi ce la deve dare? Ecco, io direi che trasferiamo il dibattito della lotta nostra su un terreno che possa dare dove è possibile ricevere risposte, perché se no credo che discussioni di questo tipo non portino da nessuna parte. Grazie Cesare. Intanto volevo anche, c'è una cosa riferita. No, non avevano chiamato. Ringrazio il sindaco. Ringrazio il sindaco per aver coinvolto, aver mandato il messaggio, quindi è sempre molto attento e puntuale. E parto dall'intervento positivo, ecco, propositivo del direttore Schirdi, perché proprio per la filosofia che non dobbiamo piangerci sempre, ma come discorso di ripartenza da queste premesse che ci sono per i 250 posti, due posti letto, e riempire di contenuti, come avete detto, le strutture. Quindi a parte l'accenno al discorso del pronto soccorso, purtroppo i codici bianchi e verdi non è che me li cerco io, arrivano a noi, né noi per motivi medico-legali possiamo respingere le persone. Quindi
volevo solo dire che vi ringrazio, perché il pronto soccorso è come la Croce Rossa, tutti sparano sulla Croce Rossa, il pronto soccorso è al centro delle vostre attenzioni, delle nostre attenzioni. Questo mi aiuta a migliorare un po' la logistica e l'organizzazione del lavoro, e quindi non prendo nemmeno in negativo questo discorso che mi ha detto per esempio la collega con cui colloquiavamo molto serenamente poco fa, che dovrebbe invece pensare alla sua casistica, al suo tasso di utilizzo, a quant'altro, ai pazienti che vanno chirurgici, che vengono operati in altri ospedali e che devo mandare io personalmente utilizzando il mio cellulare dal dottore Volpe alla Lamezia, da Costarella e quant'altro, per con la frase della non disponibilità di posti letto. Sono documentato se dico questo, mi rendo conto che loro sono accorsatissimi e non possono ricevere tutti i pazienti. Detto questo, dico che il pronto soccorso nel suo piccolo agisce secondo linee guida. Il sindaco lo sa, il discorso riferito al dolore toracico, il discorso riferito ai politraumi e quant'altro. E c'era qui la dottoressa La Rosa, ogni tanto un po' di sensibilità tra di noi c'è, e quindi io sono entrato Papa, esco cardinale. Bellissime parole all'inizio del dottor Azzarà, che segue la politica sanitaria, però poi sentendo queste cose, ma non parlo perché ci sto io, ci stanno tutti, chi collabora con me, e ci stiamo tutti. Purtroppo in pronto soccorso dovete sapere che arrivano i pazienti anziani, i pazienti geriatrici, visto l'aumento dell'età media, e quindi quando un soggetto anziano entra in pronto soccorso non se ne vuole più ritornare a casa, perché ovviamente dal punto di vista encefalico non va bene, respiratorio non va bene, cardiaco non va bene e quant'altro. I pazienti oncologici non vengono ricoverati e arrivano in pronto soccorso, e purtroppo non è un termine brutto, me lo devo piangere io, è gente che soffre, è gente a cui dobbiamo stare vicino, è gente che necessita anche di terapia antalgica, e non possiamo rimandarli a casa, l'hospice non li accetta e quindi rimangono in pronto soccorso e li devo collocare io. Le fratture di femore sono diventate un giocoliere e sono ormai la persona più famosa di tutta la provincia, e merito me le deve prendere il dottore Zavettieri, che ringrazio tantissimo, e Gaetano Topo, il primario dei riuniti altrettanto, e l'istituto ortopedico altrettanto, e la Lamezia altrettanto, comprese anche le fratture di bacino che sono delicatissime, finisco subito, per via del... Quindi l'assistenza domiciliare che purtroppo non funziona, è l'unico posto, sindaco, anche su questo io ti prego di dare un input positivo, perché se l'assistenza domiciliare funzionasse tanta gente non verrebbe al pronto soccorso, perché arrivano tutti, dice la dottoressa, la ringrazio, il biglietto da vista, spero che non sia molto sbedito questo biglietto da vista, comunque arrivano, o comunque perché ho bloccato il sindaco Fuda? Perché devo farvi un paragone, qui c'è l'amico Politano a cui devo dire, c'è il pronto soccorso centro Spocchi di Polistena, c'è un pronto soccorso a 15 km, c'è un altro pronto soccorso generale di Gioia Tauro che io ho diretto per 9 anni. Accanto al pronto soccorso di Polistena ci sono 2 punti di primo intervento H24, quello di Oppido e quello di Palmi. Qui nell'area vasta Locridea c'è solo il pronto soccorso di Locri. O pronto soccorso di Locri o pronto soccorso di Locri, non c'è un punto di primo intervento. E l'ospedale, il pronto soccorso di Siderno, in cui c'è 20.000-25.000 accessi l'anno, è stato prima ridotto, ridimensionato a punto di primo intervento e poi cancellato. Da che arrivano tutti dal dottore Zampogli al pronto soccorso a Locri, e siamo addirittura con livelli di 45.000 accessi, e dopo gli ospedali riuniti siamo il primo pronto soccorso della provincia, superiore agli accessi di tipo Valenza e paritario con quelli di Crotone. Io parlo con i numeri. Detto questo, vi ringrazio e spero che, come ha detto qualcuno prima, anche il sindaco, che adesso non vedo più, di essere propositivi, perché qualcosa cambia e che non rimanga tutto come il Gattopardo, che tutto cambi perché nulla debba cambiare. Grazie. Grazie Giovanni. Comunque sempre la riunione, tutto sommato, anche se sono cose ripetitive, secondo me quando uno parla è sempre fruttuosa la situazione. Comunque cerco di rispondere, non posso rispondere diciamo in maniera approfondita a tutte le questioni che sono sorte. Inizio mi sembra con Rossino che ha parlato di epidemiologia, di oncologia. Allora, tutti questi diciamo, cambiamenti, questi decreti sono fatti in base a studi epidemiologici. Vabbè, insomma, non è che li faccio io questi studi, li fanno a livello ministeriale. Per quanto riguarda l'oncologia, è un reparto, una struttura complessa che è rimasta a Locri. Non in tutti diciamo, gli ospedali Spocchi c'è una struttura complessa
complessa. Poi torno sempre al discorso che ho fatto all'inizio. Questi nomi, complessa, semplice, cioè bisogna poi riempirli di contenuti. Per quanto riguarda Firmo, che ha parlato di ortopedia, io lo dico, è quasi chiusa l'ortopedia. Però, e qua in maniera propositiva bisogna intervenire, le forze politiche questo devono fare. C'è un progetto che potrebbe essere, diciamo, attuato in brevissimo tempo. Tenete presente, caro Cesare, il tuo intervento è stato proprio preciso, ha centrato la questione. Non so se sapete, c'è un dipartimento che comprende, per quanto riguarda l'ortopedia, l'ospedale di Reggio, cui primario è Topa, e il territorio. E sono stati autorizzati 4 concorsi in ortopedia. Uno per dirigente medico di primo livello presso l'ospedale di Ropri insieme al primario, e 2 dirigenti medici presso l'ospedale di Polistena. Allora, se in questo momento che c'è più necessità a Ropri, queste nuove assunzioni potrebbero venire tutte a Ropri, c'è tutto lo schermino. Un dirigente dell'ospedale di Reggio potrebbe venire a Ropri per fare le funzioni di primario. C'è per esempio la Casa della Salute, c'è l'ospedale di Scilla che è diventata Casa della Salute, dove ci sono attrezzature, artoscopi, potrebbero essere utilizzati in questa sede, si potrebbe risolvere in breve questo discorso. Comunque, tutte le procedure per i concorsi sono stati avviati. È chiaro come c'è carenza diciamo, ci sono problemi in ospedale per carenza di medici, di infermieri, di osse, c'è pure carenza negli uffici amministrativi di personale adeguato per poter mandare avanti queste pratiche. Rispondo un attimo, qua è un discorso che non entro nella politica, giustamente ormai posso dire l'amico Azzarà ha fatto un intervento demente, cioè, ma io posso dire semplicemente, poi non difendo nessuno perché poi quelli sono altri aspetti, non entro in merito, ma parlando, colloquiando proprio con il commissario, diciamo, capo, con Priolo, la prima cosa che lui vorrebbe proprio fare è proprio scorporare la parte debitoria dalla parte gestionale per andare avanti. Ma questa è una cosa, io dico questo che penso, vabbè, intanto non c'è, comunque io dico, quindi teniamo presente che dal 2009 che c'è blocco dei concorsi, piccola goccia, 2 infermieri arriveranno al pronto soccorso, 2 infermieri arriveranno, questo ormai in anestesia e rianimazione, e 1 sarà utilizzato, quindi 5 infermieri, 14 in tutto, dopo un lungo iter burocratico saranno assunti nella nostra azienda sanitaria provinciale, 5 di questi verranno all'opera. L'autoressa ha parlato di ele soccorso di notte, è questione solo di... ho presentato il progetto... La ditta ha fatto, insomma, il suo preventivo e l'ho presentato a Priolo, è interessato a questo argomento. Per quanto riguarda la risonanza, sì, però già, dove si mette questa risonanza? C'è un problema, cioè, non è che è facile collocarla, e poi bisogna trovare appunto poi i medici per adeguati, non ci stanno i medici, anche qua sono attivati tutti gli iter burocratici per assumere. Poi se queste sono lenti, purtroppo fatemi incidere, diciamo, fortemente la politica. Per quanto riguarda le linee guida non è che ci sono linee guida che valgono per tutti, in ogni caso non è che la direzione sanitaria deve mettere le linee guida per la chirurgia, per l'ortopedia, se no così ogni specialità ha le sue linee guida, poi ogni specialità ha linee guida, ci sono quelle europee, quelle americane, quelle italiane, sono superate, quelle in un modo di linee guida. Per quanto io adesso non ricordo, perché le domande qua sono tantissime, ho risposto forse parzialmente. I tempi, Cesare, dipendono da questi iter burocratici, e secondo me qua i sindaci della Locride devono pressare su questa questione, perché se no poi, ecco,
Questo è importante che volevo dire, personale. E questa è una cosa importante. Adesso dobbiamo rispondere al Ministero, perché che succede? Se ci sono degli standard qualitativi o quantitativi, se si apre un'unità o le unità operative che ci stanno, devono avere il personale adeguato. E ha voglia quanto personale, proprio, cioè, e noi abbiamo un personale proprio minimo, ridotto all'osso. Cioè, in teoria, se va in porto, diciamo, se tutto l'iter, diciamo, sarà mandato avanti, e qua, allora, ci sono, diciamo, divisioni di media assistenza, di assistenza, diciamo, elevata, ma anche con un numero di posti letto, di dire, da 1 a 20, modulo di posto letto, una assistenza di base. Sono previsti 6 medici, qua non ci stanno neanche 2, cioè è un tot numero di infermieri, poi aumentano in base al tipo di unità operativa. Quindi qua, se dovessero essere assunti tutti questi, diciamo, tutto questo personale, cioè, la questione concludo, non mi ricordo chi ha parlato, si parla sempre di scure cose. È chiaro che io non entro in merito politico, tu sei un cultore anche della storia, tu ti ricordi che la prima guerra mondiale, poi succedono tutti questi casini qua in Africa, che poi in realtà chi l'ha divisa? L'hanno imposta dal basso, se voi ci fate caso, dall'alto, se ci fate caso, nelle cartine geografiche, vedete, i confini dell'Italia che ci sono, diciamo, non sono dritti, no? Allora sono regolari. Là ci sono stati un funzionario inglese, un funzionario francese, perché ho conto dei rispettivi governi inglese e francese, si sono chiusi in un tavolino, hanno scritto, ma due linee e hanno diviso Egitto, Libia, e poi a distanza di tempo si vede. Spero che non succeda la stessa cosa qua. A noi va bene, se fanno i confini scure di Alfedena, a Valdisandro, non gli arriva più davanti. Va bene. Grazie, dottore Spivi. Se continua così, tra qualche giorno non ci sarà più l'ospedale di Locri, non ci sarà più l'ospedale di Polistara, non ci sarà l'ospedale dell'azienda ospedaliera, non ci sarà più niente della sanità, perché l'obiettivo è uno solo, velato, nascosto, eccetera, come volete, però l'obiettivo è quello di ricorrere all'istituto delle assicurazioni, perché ognuno di noi si dovrà fare l'assicurazione, e allora chi avrà i soldi sarà curato, chi non avrà i soldi dovrà morire, e questa è la verità, è di questo che dobbiamo parlare, altro che del decreto 30. Vi chiedo scusa e vi ringrazio. Dottore D'Agostino. Grazie. Il mio più intervento vorrebbe dare un po' d'ordine. Io purtroppo sono medico di famiglia e non di base. Seconda cosa, non sono qua per fare polemiche con la collega, perché ce ne sarebbe da fare molte di queste polemiche. Ma come rappresentante del corso e come medico, non mi piace soltanto ascoltare analisi come ho sentito stasera, e come sempre si fanno. Perché se veniamo qua soltanto a fare passerelle, ognuno di noi può dire la sua. Da medico, come mia deformazione professionale, no, vorrei sentire però le proposte, perché se io ho capito che una persona ha una bronchite e non so dare il farmaco, io come medico sono fallito, ma sono fallito anche come questa assemblea. Allora, cari signori, io come rappresentante del Corsecom sono qua a darvi la nostra piena disponibilità ad organizzare un tavolo da cui debba uscire obbligatoriamente il percorso, perché se noi abbiamo diritto, come ci è stato dato, un ospedale spot, questo deve esserci. Dobbiamo trovare le strade che ci consentono di fare questo, ma lo dobbiamo fare, perché non è possibile diversamente, in base alle leggi e ai decreti che ci sono. Da questo non si scappa. Noi possiamo fare tutti i ruoli pindarici che vogliamo, ma questo è la realtà. Noi al di fuori di questo non ci possiamo muovere. E allora, un tavolo di concertazione con le poche cose, una alla volta, che ci possono portare avanti e che ci possono qualificare. Perché se no, ha ragione il dottor Azzarà, fra poco tempo noi saremo scomparsi. Ecco, allora il mio è soltanto un invito. Organizziamoci, organizzatevi, perché tu, caro sindaco, hai la responsabilità massima
del Comune di Rovere e quindi come massimo ente sanitario, a dare questo input a tutti noi che siamo non solo operatori, ma possiamo diventare da un momento all'altro anche utilizzatori di una struttura che purtroppo non esiste. Grazie. Grazie signor Agostino. La parola a Pierpaolo Zavezzieri, che è l'unico politico provinciale e regionale presente che viene da fuori da questo territorio, è sempre presente e attento alle problematiche dell'Opide. Sì, grazie di avermi invitato Giovanni, perché non ritengo che sia una battaglia dell'ospedale di Locri ma della sanità calabrese, certamente della provincia, territorio che contribuisco ad amministrare. Cioè, noi siamo eletti in un collegio ma poi siamo consiglieri provinciali, io da 5 anni l'ho inteso così il mandato, e nonostante i soldi limitatamente al rimborso chilometrico, praticamente in modo inversamente proporzionale al commissario Priolo e anche a tutti i consiglieri regionali con cui non sto a polemizzare, ma immagino che sono stati invitati come me dal sindaco, io sono stato invitato con un sms, non è che ci siamo fatti la telefonata, perché cerchiamo di abbattere anche questi tempi. Chi vuole partecipare, adesso c'è pure l'avviso di lettura del messaggio, quindi uno sa che l'altro ha letto, quindi sta alla propria coscienza. E sono andato da Bova Marina, luogo dove abito, a Reggio a lavorare, per cui diciamo a me è pesato anche fisicamente, a me e a un amico che gentilmente mi ha voluto accompagnare. Difendo Locri così come difendo Melito. Locri viene prima di Melito perché Locri ha una categoria SPOC, per cui diciamo gerarchicamente e anche questa considerazione maggiore, la difendo come sanità. Mi è piaciuto, al di là delle polemiche che evidentemente subentrano quando poi c'è la difficoltà di un territorio e quindi non si riesce a trovare la soluzione, quindi cercherei, e non sono io a doverlo fare, di giustificare questo aspetto che è evidente che poi venga. Dobbiamo superare gli errori del passato che sono stati sviscerati un po' da tutti gli interlocutori. Molte colpe sono da attribuire a noi stessi, diciamo, io non sono medico, ma facendo finta di esserlo e di essere stato un medico che ha operato in questo territorio, molte colpe sono da attribuire a noi stessi. Il senatore Puda mi confidava di una sua esperienza da amministratore di lunga data, dove cercò di sponsorizzare anche l'ortopedia a Locri. Ebbene, alla persona inquadrata come persona di qualità fu fatto pure un danno, arrecato un danno, la persona in questione scappò. Cito questa testimonianza perché oggi le stiamo proponendo le nuove esperienze e le nuove, diciamo, energie che possono essere eccellenze del domani, cioè ricostruire attraverso anche diciamo, la immissione in servizio di nuovi primari che mancano, ma primari di qualità e medici, non solo primari di qualità, creare una scuola all'interno dei reparti che, diciamo, faccia un stacchi con quel passato negativo, perché c'è stato anche, come è stato detto, un passato eccellente, anche un presente eccellente, però in quelle realtà dove si capisce che va innestato qualcosa di positivo per turare quelle falle di quella bacinella di cui parlava la dottoressa prima, cioè quindi non riversare risorse laddove vengono poi vengono a perdersi, diciamo, sanare queste falle attraverso, e conosciamo quali sono le lacune e quali sono le falle. Quindi condivido la linea del dottore D'Agostino, che appunto vanno rispettati i requisiti di SPOC, di ospedale generale, di hub, come vengono rispettati nel caso dell'hub, o almeno vengono maggiormente rispettati, e difendere i territori. Il discorso sarebbe da spostare su due livelli, il nazionale e il regionale. Sul nazionale dobbiamo fare una guerra praticamente, che non siamo cancellati, che questo discorso lo possiamo trasferire pari pari sui servizi, e sono i trasporti, i servizi alla persona come tribunali, eccetera eccetera. Noi abbiamo discusso di recente sui trasporti, quindi la mobilità anche attraverso la statale 106, la mancata realizzazione della Bovalino-Bagnara, tutto ciò che può essere investimento per il sud, che è paragonabile a un decimo di ciò che si investe al nord. La terza variante di valico al nord costerà 9,2 miliardi, quindi 9 miliardi di euro sarebbero i soldi sufficienti a fare il tratto da Locri a Reggio. Quindi i governi negli ultimi 20 anni non hanno investito al mezzogiorno. Quindi prima battaglia nazionale, l'altra è sul regionale. Ritorniamo alla mia battuta iniziale, che è quella di una politica assente, che però abbiamo votato noi. Diciamo che assente territorialmente, da Reggio Calabria fino a Monasterace io non vedo l'ombra di un consigliere regionale. E da qui deve partire intanto la forza di
avere il coraggio in futuro di inserire persone valide e capaci della Locride, così come nel mio caso del Basso Ionio e dell'area grecanica, a mettersi in gioco, e le energie, diciamo, ci sono. Ma deve servire anche come stimolo, non volendo additare come avete fatto voi e come mi sento in parte in coscienza mia di fare, ma in modo propositivo, anziché additare, chiedere con forza un ultimo sforzo alla Giunta e alla maggioranza regionale, perché appunto è stato detto da più parti, scura alle sue responsabilità, ma la Regione non sta procedendo alle nomine dei direttori generali, non sta procedendo al piano, cioè, voglio dire, la parte sua sta scaricando la responsabilità su un parafulmine che è scura e che non ha il problema di rispondere agli elettori, per cui non sta operando. Anziché bacchettarlo, perché una bacchettata di fatto questa mia frase conclusiva lo era, diciamo, lo invitiamo però con una credibilità che è quella di amministratori attenti, presenti e che sui problemi ci sono. Voi ci siete, io ci sono, mancano alcuni altri, dobbiamo coinvolgerli, altrimenti diciamo perderemo questi altri 3 anni che rimangono fino alla prossima legislatura e poi sarà un momento di riflessione. Grazie. Grazie a te Pierpaolo, io darei la parola al più che pragmatico senatore Fuda. Grazie. Ti dico la verità, mi sono fatto un'idea che non è che si siano fatti passare avanti dall'assemblea che abbiamo fatto. Intanto concordo con tutti gli amici che hanno espresso già questo concetto che io condivido, dobbiamo trovare una via d'uscita perché diversamente si stanca la popolazione e stanchiamo tutti. Io vi dico esperienze fatte nella mia modesta carriera, annuncio, guarda qua, io ho imparato che ci sono ottime leggi che vengono gestite male perché chi è deputato e gestito le gestisce male, ci sono pessime leggi che vengono gestite bene perché vengono messe nelle mani di persone che capiscono come raddrizzarle. Con questo voglio dire che a mio avviso le cose non avvengono per caso e gli uomini hanno un ruolo e una funzione. Io non so dove chi è il regista di tutta questa faccenda, che sono convinto non sia né scura né i 3 commissari e nessuno di questi. C'è una regia però in questa faccenda, perché è sciocca, una regia che porta, se non all'assicurazione come diceva l'amico, porta a un qualcosa che comunque non coincide con i nostri interessi, che è la soppressione all'ospedale di Locri. Vedete? E io ho vissuto un'altra esperienza, l'esperienza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. È stata approvata una legge per chiudere quell'istituto e trasferire le competenze alla Regione. Amici miei, la legge nazionale non è stata sufficiente per liquidare quella partita. La partita è stata liquidata quando la politica ha deciso di liquidare in una maniera molto semplice. Hanno affidato quel compito ad alcuni direttori generali speciali. Che cosa avevano questi direttori generali speciali? Erano direttori generali che erano a capo di istituti che sono stati disciolti, cioè c'è un funzionamento. Ogni direttore generale si difende all'istituto di quel direttore. È assurdo che un direttore generale ammazzi il suo istituto, però in Italia abbiamo direttori generali che per fare i pienini prima della classe hanno ammazzato gli istituti. Questi direttori generali vengono utilizzati dal regista o dal legislatore, perché quando una legge non funziona, la fanno funzionare mettendo l'uomo a posto giusto. Quindi il problema è questo. Io non voglio scendere nei particolari dell'organizzazione della struttura, come diceva Enzo Schiri, perché Ponte Sua ci ha illustrato l'osservazione che faceva pure Ciccio Manda e tutti i tecnici. Però un fatto è certo, che sostanzialmente noi non è che possiamo aspettare in maniera indeterminata che si concludano i concorsi. Io lo dico per noi. Il fattore tempo non è una variabile indipendente, il fattore tempo ha un senso e ha un peso in tutte queste cose. Quindi noi intanto dobbiamo mettere dei paletti su tutte queste questioni. E tornando al discorso di prima, vedete qua, sono state le dimissioni dei medici dell'ospedale di Vibo, mentre noi parliamo qua, quelle sono in riunione.
Io non pretendo che i medici dell'ospedale si demettano, per l'amor del cielo, però la riflessione che dobbiamo fare, vedete che alla prefettura di Vibo ci sono i medici, c'è Scura e c'è la Regione Calabria con il presidente Mario Leberi. Mi seguite? Noi, caro Giovanni, dobbiamo prendere atto che abbiamo fatto una bella manifestazione con l'aiuto di tutti, 10.000 persone, e nessuno ci ha chiamato. Abbiamo fatto altre riunioni e nessuno si è fatto vivo. Quando ci siamo visti l'altro giorno per la solidarietà alla Roscetana, mi pare che siamo, io ho fatto una semplice osservazione. Questo territorio è isolato, ma manca un cordone ombelicale tra questo territorio e Roma, perché ci sono fatti che interessano tutta la comunità. Saremo 140.000 nel bacino dell'Opera, saremo 150.000 abitanti, e sono fatti, non è una cifra trascurabile questo numero di abitanti, fatti che interessano questi abitanti che non mi pare vengano segnalati adeguatamente a Roma. Dobbiamo venire fuori in qualche modo per evitare di infastidire le persone, per evitare di piangerci addosso e di parlare in effetti a noi stessi. La commissione, dicevi tu, la commissione Nuccio, ogni volta che si fa una commissione significa che vogliamo rimandare il problema. Dobbiamo qua, stasera ci siamo in 8 come sindaci, mi pare che siamo, che mi pare che la loro presenza stia a testimoniare che c'è tutto l'interesse per affrontare e risolvere questo problema. Una riunione tra sindaci ce la dobbiamo fare per vedere, per evitare che quando si va a Roma, si va in qualche posto a parlare, si dicono cose diverse e cose contrastanti. Mi spiego? Allora, se concordiamo una tesi, caro Giovanni, dobbiamo partire come sindaci, chiamiamo i sindacati pure, che se vogliono aderire certamente adereranno, la presenza di Nuccio qua è già significativa, poi ci sono pure altri sindacati qua, vi do presente, qualche altro è intervenuto già, e si comincia a vedere con chi dobbiamo parlare, perché il problema è questo. A noi interessa poco, è stato detto, Scura e Oliverio, chi nomina i commissari? I commissari mi pare che li abbia nominato Oliverio, però i commissari devono avere che cosa dice Scura. È inutile che andiamo a scaricare sui commissari, su Scura, noi dobbiamo affrontare, acchiappare un toro per le corna e venire fuori da questa situazione, perché noi l'ospedale serve. E serve soprattutto un'altra questione, guardate, accennato Pierpaolo poco fa. Qua siamo in tanti che le storie di questo ospedale conosciamo, e mi pare che un libro si potrebbe scrivere sulla radiologia, un libro si potrebbe scrivere sull'ortopedia, un libro si potrebbe scrivere. Io dissi, caro Nuccio, una volta a qualche presidente di questa regione, perché io questa faccenda della sanità da ingegnere l'ho vissuta da destra e da sinistra, ma la prima verifica da fare in una sanità seria, basta vedere quanti, i primari, quanti ammalati riescono a servire sul territorio. Se io ho un primariato all'Opera e gli ammalati per quella patologia se ne vanno fuori, significa che quel primariato non mi serve, perché il giudizio sui primari lo hanno gli ammalati, non lo dà la commissione che sceglie il primario, e questa è la prima cosa che dobbiamo stare attenti, non so se mi spiego. Una verifica di questo tipo non si è voluta mai fare, per cui noi siamo arrivati nella sanità, io l'ho sempre detto, ad avere ammalati senza primari e primari senza ammalati. Ammalati senza primari perché non si mettevano d'accordo su chi doveva fare il primario, primari senza ammalati perché spesso c'era l'accordo per qualche analfabeta di turno sostanzialmente, che poi perdeva tutti gli ammalati. Questa è una sanità che non serve, e la sanità dell'Opera di queste cose ne ha registrate tante. Noi queste cose le dovremmo evitare, perché io ricordo pure che non voglio parlare poi dell'aspetto Nuccio, guarda, qua sono stati toccati problemi molto delicati che dovremmo lasciarli a chi di competenza, perché quella questione della separazione tra gestione e debito, ma è chiaro, scusami, che se queste situazioni si sono create, ci sono stati interessi forti dietro, ma sono talmente forti che non ti faranno mai separare questo annuncio, perché loro per potersi pagare hanno bisogno di questa congiunzione, quindi è inutile che facciamo gli idealisti. A noi serve l'ospedale di Locri, che sia un ospedale serio dove ci siano dei primariati che possono curare gli ammalati. Se queste cose se le sapranno risolvere, che se risolvono loro la divisione,
è certo la via più corretta. Priolo ha detto facciamolo, però non riescono a farlo. Non riesco a... Io non vorrei anche la stessa riorganizzazione, non c'è poco fa. Peppe Giugni ha detto i debiti di Locri di Salerno sono confluiti in questa di Locri, ma adesso i debiti di Reggio sono confluiti a questa di Locri. Io sta storia dell'ammontare del debito, ma poco fa vedevo qua che c'era Guido Sanzotta. Guido Sanzotta è stato uno dei direttori generali da quella parte. Quando Guido Sanzotta, la direttore generale, mi confidò, guarda che l'entità del debito è enorme, appena si è azzardata a formalizzare quell'osservazione l'hanno sostituito. Questa cosa l'abbiamo vissuta, quindi l'entità del debito non la vogliono conoscere. E se non la vogliono conoscere, noi non è che abbiamo la forza per fargliela conoscere. Noi, caro Giovanni, ci dobbiamo fare, dobbiamo sviluppare la battaglia per salvaguardare il nostro ospedale, per creare, per cercare di farlo tornare a quello che è stato, sono stati i tempi migliori per dare una sanità alla gente, perché se noi ci imbarchiamo, Franco Mammoliti, in lotte che non sono di competenza nostra, non ne verremo fuori. Poi, torno a ripetere, che ci sia un tentativo di centralizzazione per portare all'assicurazione, per portare ad altro ospedale, ad altro, o portare verso il privato, non te lo so dire. Noi dobbiamo fare una battaglia in testa, però lo dobbiamo fare in maniera senza più ripetere le stesse cose, perché le cose che abbiamo sentito stasera non sono una novità, sono le cose, è stato uno sfogo libero, ma è stata una cosa utile, però sono le cose che sappiamo da tempo, Giovanni, non è che sono arrivate novità. Su questo ritengo che sia necessario fare una riunione della segreteria dei sindaci, vedere se vuole interessare di questa questione in termini seri, e cominciare a battere le strade che ci porteranno ad affrontare il problema del tavolo. Cioè, mentre Vibo ha un tavolo alla prefettura, noi dovremmo quantomeno trovare una sede dove ci possa essere un tavolo istituzionale e legittimato a poter affrontare il problema. Grazie senatore Fuda, e io prima di avviare la conclusione volevo sentire la testimonianza di Emiliano Camillo, che ho sentito l'altra sera casualmente un convegno, un dibattito, dove piacerebbe intervenisse anche questa sera. Prego Emiliano, vieni. Intanto io chiaramente non entro in un termine tecnico, chiaramente non sono strettamente competente a questo genere di cose, non mi competono, di conseguenza non metto assolutamente lingua né mi permetterei minimamente. Il mio contributo deve essere e vuole essere solo esclusivamente prima di tutto da cittadino, perché comunque da cittadino io vivo il disagio di quello che è il malfunzionamento di un ospedale. Poi chiaramente lo vivo da paziente oncologica, perché questa è la realtà che mi... in questo momento mi vede protagonista, purtroppo mio malgrado. E da paziente oncologica chiedo, prima il dottor Marando diceva che un reparto viene depauperato in funzione a quello che sono le patologie che interessano quella specialistica. Allora io dico, io vedo purtroppo una crescente patologia oncologica, vedo una serie di persone, ma una miriade di persone che si trovano costrette a emigrare dalla nostra regione perché purtroppo non ci sono le strutture, perché purtroppo non ci sono le competenze, ma poi mi vedo le stesse persone fuori che sono meridionali, perché io per la mia patologia chi mi ha operato è uno specialista di Catone, chi mi seguirà adesso è di Ocella. Un'altra persona che effettivamente ho visto nel mio percorso sono persone che, ripeto, fanno parte del territorio e comunque sono meridionali. Quindi questo che cosa vuol dire? Nella mia totale, ripeto, ignoranza, perché così parlo, non ci mancano le competenze, noi non abbiamo la carenza di capacità, ma abbiamo la carenza delle strutture che non sono adeguate affinché queste persone possano lavorare in totale autonomia, in modo tale che possano, ripeto, esprimere la propria competenza e la propria preparazione. Non è che noi non abbiamo i medici che sono meridionali, caspita, noi li abbiamo, ma sono costretti, nel momento in cui credono di poter tornare nel loro territorio, sono costretti dopo pochi mesi a scappare di nuovo. Perché? Perché, ripeto, la struttura è carente, perché non ci sono i farmaci, perché non ci sono le attrezzature, perché non c'è anche una volontà, permettetemi, perché purtroppo certe determinate cose le ho viste, le ho vissute, non c'è neanche la volontà dell'insieme di fare in modo che quella persona possa lavorare, perché sono i medici stessi che non vogliono che questa persona venga a lavorare. Perdonate.
E non è una cosa che mi sono inventata, attenzione, la sto sperimentando, ma su come me, tanti altri come me, e fa male perché nel momento in cui io vedo che una persona che si trova a Milano piuttosto che a Bologna, piuttosto che a Verona e a Roma o qualsiasi altra struttura che è ben organizzata e mi dice sì io sono meridionale però nella mia terra non posso lavorare, fa male, da meridionale che sono comunque orgogliosa di esserlo, fa male. E allora io dico, perché non ci deve essere una volontà di intenti e anche una, come posso dire, un'umiltà di dire, caspita, allora mettiamoci in rete, facciamo in modo che le nostre strutture funzionino, perché non abbiamo la mancanza, ma non vogliamo che queste persone vengano a lavorare. Allora io dico, io ho la possibilità economica, perché ho una famiglia alle spalle, perché comunque ho... la possibilità economica, perché purtroppo in questo genere di patologie bisogna anche avere la possibilità economica per potersi curare. Allora io dico, perché quella persona che questa possibilità non ce la deve morire? Io questo non sopporto. Allora io come associazione mi invento di fare un'associazione nel mio piccolo, autotassandoci ognuno di noi per poter aiutare le persone che hanno questa patologia e che non si possono permettere nemmeno i farmaci, perché purtroppo a questo si arriva. Allora io dico, da cittadino, io come semplice cittadino, come cittadini, tutti quanti noi, cosa possiamo fare affinché questo ospedale possa funzionare, affinché i nostri ospedali possano funzionare, che non hanno nulla di meno anche a livello di strutture, caspita, io ho visto ospedali che si reggono su quattro muri, ma funziona in modo eccellente. Noi abbiamo una struttura, avevamo due strutture, anche la struttura di Siderno, che è stata chiusa, ok, non sappiamo neanche perché, non entro nei meriti, il passato non mi interessa, mi interessa da oggi in avanti, anche perché ci sono delle situazioni che vanno, secondo me, risolte e viste. Allora io dico, cosa posso fare io da cittadino, mi chiedo, posso alzare la voce? Posso andare a, che ne so, a bloccare una strada, dico una stupidaggine, per dire una qualsiasi, così come abbiamo fatto per la manifestazione che abbiamo fatto l'altro giorno, l'altra volta, quando è stato, benissimo. Abbiamo visto che i cittadini partecipano perché c'è una volontà, c'è la volontà di far funzionare qualcosa che fa parte del nostro territorio, vogliamo far funzionare il nostro territorio, allora dico... La politica non funziona? Non lo so. Non funzionano le specialistiche? Non lo so, ripeto, non entro in merito perché non sono di una competenza tale da poter intervenire. Però io dico, da cittadino, io voglio che il mio ospedale, come la mia zona, funzioni. Tutto qua. Grazie. Brava. Grazie per questa toccante testimonianza. Io andrei verso le conclusioni, vista la data. Io ringrazio tutti durante questa importante presenza. E sicuramente senatore ci siamo ridetti tante cose, ma è stato utile e servito per ripartire in questa battaglia a difesa dell'ospedale, per non mollare mai, come abbiamo sempre detto, e abbiamo preso atto, e Enzo ti do anche la parola per le conclusioni, e della drammatica situazione della sanità territoriale e dell'ospedale della Lopride. E dobbiamo ripartire, dobbiamo far capire che non possiamo continuare a subire questa situazione, c'è grande preoccupazione istituzionale anche da parte dei cittadini e vado a sintetizzare la proposta anche che ha fatto il senatore, magari potremmo penso interpretare anche la volontà, il sentimento dei sindaci, dei vari sindaci presenti, tanti sindaci presenti, è quella di creare un momento di incontro istituzionale tra un comitato, una delegazione del comitato dei sindaci, una delegazione dei sindacati e dell'ASP per costruire insieme un percorso, una proposta che possa mettere insieme quelle che sono le esigenze di tutto il territorio, della popolazione di questo territorio per il nostro ospedale. Vi chiedo di farlo in tempi brevi questo incontro perché non possiamo più perdere tempo, perché sono passati 5 mesi da quella importante manifestazione, ma sono passati 2 anni da quando abbiamo iniziato a parlare del problema sanitario della Lopride, era il 28 ottobre del 2013, siamo nel 2016, non si è risolto nulla, anzi la situazione purtroppo è peggiorata. E se non mettiamo un punto fermo e invertiamo la rotta, io sono certo che questo ospedale, come purtroppo è stato per l'ospedale di Siderno, da qui a 6 mesi, un anno e mezzo, ci verrà detto che non c'è nulla da fare, che dovremo andare a Reggio Calabria anche per il pronto soccorso. E non serviranno più le lotte tra Zamponi, altri medici o altro, perché non ci sarà più il pronto soccorso, non ci saranno più altri reparti.
Io auspico Nicola, Lucio, tutti quanti, che ci possa essere in tempi veramente brevi e avviare insieme a tutti i colleghi sindaci questo percorso per ricominciare questa importante battaglia, che è una battaglia che non ha colore politico, ma è una battaglia di civiltà. Voglio ringraziare anche i vari consiglieri comunali, i luoghi presenti, Maria D'Aus, Maria Cautela, Anna Mollica, Domenica Bumbaca, Anna Baldassaro, Eva Cappuccio, Michi Maio, detto tutti quelli presenti, che vi ringrazio anche per far capire la sensibilità che c'è da parte di questa amministrazione comunale della città di Locri nei confronti dell'ospedale. Io cedo la parola per le conclusioni, insomma, che poi Enzo è quello che riporterà anche il messaggio alla Triade, poi noi lo faremo con Oliverio, con Scuro, insomma. Però ritengo anche Enzo debba riportare, giustamente, visto che è stato delegato dalla Commissione, questo grido di dolore che continua ad esserci da parte di tutti noi. E scusate, non l'ho fatto prima, riporto anche i saluti del Vescovo e Monsignor Oliva, che purtroppo non è potuto venire questa sera, ma anche lui ha condiviso e continua a condividere questa importante battaglia a difesa dell'ospedale e di tutto il territorio. Comunque, per rifarmi al discorso che ha fatto il senatore Fura, vi dovreste, diciamo così, affrettare i tempi, perché attualmente si sta lavorando appunto sull'atto aziendale. Poi se si devono fare interventi, con quale, diciamo, quanto si può incidere per fare dei cambiamenti, questo non lo so, ma se uno non interviene adesso, ma proprio in termini più brevi, poi il discorso è chiuso. E toccante la testimonianza della signora, che di fronte a me dispiace. Imboscati ci sono tanti negli ospedali, negli uffici, e questo ma è un argomento questo a parte. Poi lasciamo stare, qua poi entriamo in un campo un poco scivoloso. Diciamo che il personale che lavora all'ospedale, il 40% è tra limitazioni, e 104 è più o meno il 40%. Poi l'età è un pochettino avanzata, quindi si sta lavorando anche in questo senso, con quelle schede. Ma guardate, io non è che so che fine faranno queste schede. Noi stiamo lavorando, manderemo in questi giorni al Ministero una serie di specchietti riepilogativi per tutti i reparti, per dire quanto personale serve unità operativa per unità operativa. Poi se c'è un regista, non so, occulto, e quanto più o meno occulto a Roma, questo non lo so, però il lavoro che stiamo facendo è questo, quindi reparto per reparto il personale che serve, tenendo presente anche delle limitazioni che ha il personale attualmente in servizio, quindi aumentando quindi il lavoro, fra poco partiranno queste schede. Per quanto riguarda la signora, a me dispiace, cioè la maggior parte delle persone così fanno, però io devo dire che ci sono pure persone che trovano risposte adeguate, non è la regola, però diciamo ci stanno seguendo. A volte mi succede, io lo dico personalmente, per quanto mi riguarda, io mi sono interessato, mi interesso ancora adesso in dermatologia, non so se lo sa, ma i tumori più frequenti di tutti sono proprio quelli cutanei, no? Ci sono dermatologi che si interessano ai tumori e altri che no. Io mi sono sempre interessato, se mi interessa l'Università di Catanzaro, annualmente, non tante, 4-5 casi l'anno mi rimanda l'Università di Catanzaro, dove la dermatologia, là per un discorso che hanno accorpato azienda ospedaliera con azienda universitaria e struttura semplice associata alla presenza della medicina. E la cosa che mi soddisfa di più proprio è risolvere un problema tumorale in un paziente, quella è la più grande mia soddisfazione. E questo discorso dovrebbe valere per tutti i tumori, tutti gli organi e di tutti gli apparati, perché sarebbe bello non solo soffrire, non so, io sempre ho fatto questo ragionamento, è bello, diciamo, eccedere nello sport, a poter assistere ad una rappresentazione teatrale di alto livello, e a maggior ragione in campo sanitario non dobbiamo avere la possibilità di avere una risposta qualitativa allo stesso livello di Milano o di Roma. E sono testimonianze, diciamo, toccanti,
però che nell'immediato si possa risolvere il no, sono cose che possono, prendendo coscienza così, evolvere in senso positivo e speriamo nel più breve tempo possibile. Nell'immediato invito i presenti, i sindacati, i sindaci di attivarsi per quello che si può fare per vigilare su questi concorsi, per velocizzare gli iter concorsuali e per modificare per quanto possibile, seguendo naturalmente, non è che uno modifica il suo piacimento, seguendo diciamo dei dati obiettivi e funzionali per il nostro territorio, per quanto si, per quello che si può fare anche piccole modifiche al piano di scura e quindi all'atto aziendale. Io ringrazio. Grazie a te, grazie a tutti, vi tengo che da qui a qualche settimana dopo Pasqua saremo presenti e presentare la nostra proposta. Grazie.